È un bizzarro lombo in santo. Il dubbio si chiama oggi perché? Perché quando ho acquistato i vigneti nel 2006, erano vigneti, come detto prima, erano vecchi vigneti con terriale e malvasia. Come sapete, penso tutti, nel Chianti Lazio non si possono più usare questi due tipi di uva. E quindi ho deciso di fare questo vinsanto. Poi però, quando sono arrivato all'imbottigliamento, mi sono accorto che nella mia inesperienza non potevo fare un vinsanto, ma dovevo fare un IGT, cioè significa che per fare un vinsanto del Chianti Classico, infatti Andrea nella presentazione ha scritto, vabbè, piccolo errore, per produrre un vinsanto del Chianti Classico bisogna avere la parte di Terriale Malvasia iscritta al disciplinare del vinsanto Chianti Lazio. Io non sapevo che i Terriale Malvasia erano presenti nei miei vigneti, non erano iscritti al disciplinare del vinsanto Chianti Lazio, e quindi, pur avendo prodotto un vinsanto a tutti gli effetti, non posso inserire nell'etichetta la dicitura vinsanto Chianti Lazio. E quindi ho dovuto dare un nome di fantasia a questo vino. Quindi è scattato un totonome e è venuto fuori questo dubbio. Infatti questo si chiama il dubbio dell'Etta di Garda, perché è un vinsanto ma non un vinsanto. A parte questo è prodotto con uve Trecane e Malvasia, raccolte nel mese di settembre, hanno subito un appassimento di circa 4 mesi, parte distese in delle scorie, parte appese a delle catene, una cosa anche molto esteticamente molto bella, e poi pressato e messo in caratelli. Parte di questi caratelli vengono dalla Sicilia, dove è stato in Marsala. Infatti se assaggiando potete sentire delle leggere note marsalate, dove c'è di Marsala. E niente, questo ha fatto l'invecchiamento di 6 anni, e questo l'ultimo dicembre 2012 ho aperto questi caratelli, e questo è il risultato. Grazie. Che si fa meno fatica di gustare gli altri, perché siamo un po' abituati al gusto del pizzante, che è la cosa che ci piace, questo fatto dell'essere dolce ma non troppo dolce, no? Quindi essere, sì, le componenti di albicocca, di frutta secca, di miele, queste un po' classiche da passiti. Quindi in più queste componenti in realtà, al di là delle note marsalate, c'è proprio anche il discorso dell'ossidazione, no? Il fatto di essere stato in caratello, sapete che il meccanismo di produzione è pizzato, un altro di silenzio, finiamo, anche voi, perché poi sembra siamo sempre laggiù, ciuffio, se ci un attimo, allora, e quindi il pizzato, questa nota ossidata, deriva proprio dal fatto che è stato in caratello, grande escursione termica, caldo freddo, varie fermentazioni, quindi è un vino stressato, ossidato, ma è proprio quello che ci piace, perché lo rende dolce ma non troppo, non ce lo fa venire a noia e ce lo abbina volentieri con dolci anche che non sono eccessivamente dolci, ce lo fa accompagnare il biscotto di prato, questi sono ovviamente quelli di Mattonella, Mattei, e ce li fa abbinare senza particolare fatica. Quindi diciamo un pizzato che ci piace e che è moderno rispetto a quello semplicissimo, ancora non ha più tempo, ma che comunque rispetta la tradizione. Quindi speriamo che questi vigneti possano essere iscritti all'albo, e comunque tanto sappiamo che un pizzato, nel dubbio noi penso lo vediamo volentieri.